Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. In questo video mi sono scordato nei video sulla Serie A di allegare il video dello studio fatto con il Superfoglio. Tu dirai: ma sei scemo? E io ti rispondo: sì, sono scemo. Quindi avevo girato tutto un bel materiale sul Superfoglio e mi sono scordato di allegarlo ai video sulla Serie A che erano già andati in editing, in pubblicazione e quant'altro, quindi non potevo ricominciare tutto da capo, purtroppo. E quindi ho detto: ok, va bene, senti, faccio un video solo sul Superfoglio. Le due partite sono Roma contro Inter e Fiorentina contro Juventus. Vediamo sul Superfoglio cosa ci dice il Superfoglio. Perché ho fatto questo video in aggiunta? Perché soprattutto sulla partita della Juventus avevo trovato una chicchetta a cui stare attenti e quindi la volevo pubblicare. Perciò adesso entriamo direttamente dentro al Superfoglio Stats for Bets. Ah, aspetta, me ne ero andato, ma mi sono scordato di dire un'altra cosa. Sta settimana sono fuso. Vedrai una novità sul Superfoglio, vedrai una novità molto figa, ma ci sto ancora lavorando. Quindi, se acquisti il Superfoglio, non c'è quello che stai per vedere. Ok? Non confondiamoci. Se acquisti il Superfoglio, ancora non c'è disponibile quello che stai per vedere. Superfoglio. Benissimo, eccoci all'interno del Superfoglio Stats for Bets. La novità di cui ti parlavo è questa qui, la selezione automatica. Per adesso è solamente un mio prototipo, non è in vendita, lo sarà in futuro, quando abbiamo finito di fare tutti i controlli e tutto è sistemato e va tutto bene. Allora, Roma-Inter, abbiamo già visto le statistiche quando abbiamo fatto il video sulla Serie A. Adesso voglio fare un controllino sulle quote, quindi vado su diretta.it, inserisco le quote di Roma-Inter e vediamo un attimo che mi dice il confronto tra le statistiche e le quote. Quindi l'Inter a 2,50. Allora, l'analisi statistica, in effetti, con il controllo del picchetto tecnico mi dice che è meglio x2, cioè il 2 secco non ci starebbe, mentre l'analisi delle statistiche, semplicemente l'analisi delle quote, dice x2. L'analisi delle statistiche, come abbiamo visto anche nel video della Serie A, ci dava l'esito 2. Vediamo invece la partita tra Fiorentina e Juventus, perché qui c'era la cosa che mi aveva un pochino interessato di più. Qui andiamo a riprendere anche le quote. Le quote vanno selezionate manualmente. Le quote della Fiorentina e della Juventus. Quindi torniamo qui. Inseriamo queste benedette quote. Allora, 6, 3,80, 1,60. Cosa c'ha che non mi convincono queste quote? È che lui mi dice che sono quote strane, evitiamola, cioè sono quote strane sul segno 2. Le statistiche, ovvio, danno il 2, ma l'esito 2 è una quota non statistica. Quota non statistica al 26,46%. L'esito 2 della Juventus, perché forse sarebbe meglio in questo caso una X2, ma lui la vede proprio come strana, cioè 26% è una quota non statistica strana e ci consiglia di evitarla. Ve lo volevo far vedere, a me è sembrato interessante. Ci vediamo in un prossimo video.